Ragazzi, vi spiego perché la settimana scorsa non sono usciti dei video. La settimana scorsa non sono usciti dei video, e anche prima della settimana scorsa, perché ho avuto dei problemi col computer. Uno, non mi funzionava più l'audio del computer e quindi mi rimaneva difficile sia registrare che editare i video. Perché non potendo ascoltare l'audio, non potevo sincronizzare la webcam col video, non potevo tagliare, non potevo fare tutte queste cose. La seconda cosa è che praticamente non mi funzionava più internet e quindi ho detto come no, di nuovo un altro problema e quindi non potevo più caricare i video su YouTube e non potevo più neanche scaricare delle immagini nel caso mi servissero degli audio, delle musiche, non potevo più praticamente fare niente. E allora ho deciso di aspettare. Poi mi sono arrivate anche le luci che vedrete nel video, perché ci sarà molta più luce in questo video e finalmente il chroma key viene perfetto. Senza utilizzare faretti da elettricisti in piedi su Cricq per le macchine. In più mi è arrivata anche la maglietta del canale, quindi in questo video 150.000 novità. E la la quarta novità di questo video è che giochiamo con la 1.10 di Minecraft. Quindi mettete tantissimi like e vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e oggi siamo su Minecraft, non normale, ma con la 1.10, 1.10, osservate. Ma poi l'ho spenta in questo senso qua. Mettiamo tutto a schermo intero. Io sono nelle caverne, c'è un problema, devo uscire io. E da dove si esce? Chi diamine lo sa? Boh, andiamo di qua. Qua sembra ci sia un'uscita. Scommettete che non usciremo mai. Thank you.
Non è possibile, ragazzi. Com'è possibile che siamo di nuovo qua? Non Passai in questi esiste. tunnel ore e ore, anni ed anni, li percorsi in lungo e in largo, per ogni loro minima fessura e buco. Passai per ogni via, per ogni strettoia, attraverso le ragnatele, sopra i blocchi, uccidendo mostri, finché, dopo anni, dopo secoli, riuscii ad arrivare finalmente a casa. Comunque, andiamo, 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 la 1.10, vi rendete conto? La 1.10, cioè noi stiamo giocando, stiamo facendo un gameplay normale, ma in realtà questa è la 1.10. L'audio perché nella parte velocizzata a un certo punto io giustamente faccio sparire l'audio. Facciamo questo famosissimo blocco d'ossa. Ah, è vero, non si fa di buon blocco, tanto per averci. Come sprecare con mio la casa? Cosa si rompe? Ancora. Bello, si può usare con... fatemi pensare. Non con questo perché non fa contrasto. Si può tranquillamente. So che il granito non l'ha mai utilizzato nessuno, perché è un coso che fa schifo. Però ascoltatemi e fidatemi che il granito ne vale la pena utilizzarlo. Ovviamente il fratello che mi chiama. Teoricamente, se tu fai così e utilizzi il granito, che è un bellissimo blocco, che no, in realtà non è un bellissimo blocco per niente, non lo usa nessuno, forse c'è un motivo il perché non lo usa nessuno. Comunque voi fate così. No, scherzo, il blocco di granito si fa a 4, si fa così. Lo so che a prima vista potrebbe sembrare un blocco brutto e cattivo, però in realtà è un bel blocco. Voi fate una specie di rubetto, tipo così, ovviamente adesso devo andare a prendere del coso, però questo blocco qua non potete dire che il bone block ha solo girato sbagliato rispetto a quello lì. È bello, è un
bel blocco da costruzione. 3, 4, 5. È un bellissimo blocco da costruzione, però al massimo, cioè almeno quello che mi sembra più da fare, più che blocco come blocco da costruzione, verrà secondo me utilizzato un po' come le balle di fieno. Cioè non mi viene in mente la parola per non accatastare stack e stack di bommial, perché ad esempio io a casa ho una chest che praticamente è straborda di bommial e quindi non serve a niente. Per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo con una nuova novità o semplicemente sì, con una nuova novità, e ci vediamo per questo episodio, credo può essere tutto. Vi ho fatto vedere tutte le nuove funzionalità della 1.10, finalmente la 1.10, e ciao.